Prima categoria, girone B. Real Catanzaro Casabona Calcio 1-2. Badolato Scandale 4-1. Mesoraca Staletti 1-0. Nuova Torre Melissa Real Cerva 0-1. Papanice Guardavalle 2-0. Petronassi Lana 1-3. Real Botro ASD MKE 2-2. Taverna Atletico Botricello 3-1. Classifica: Taverna e Silana 12 punti, Real Cerva e Casabona Calcio 10, ASD MKE 8 punti, Atletico Botricello e Scandale 7, Badolato, Real Catanzaro e Papanice 4, Staletti, Chiaravalle e Mesoraca 3 punti, Real Botro 2, Nuova Torre Melissa 1, Petronà 0. Per il calcio, questa settimana siamo stati a Badolato, dove abbiamo seguito Badolato Scandale e la solenne sconfitta dello Scandale per 4-1 da parte del Badolato. Quando mancano pochi minuti alla fine della gara tra Badolato e Scandale qui allo stadio Giuseppe La Rocca di Badolato, e lo Scandale sta perdendo per 4-1, siamo con Fortunato Mauro, difensore oggi disponibile in panchina e preparatore atletico dello Scandale. Fortunato, com'è andata questa gara? Allora, è stata una partita sfortunata perché abbiamo perso un under, Grisi, quindi abbiamo perso un buon centrocampista e già abbiamo iniziato con questa defezione. Poi è capitato che abbiamo preso il primo gol, siamo riusciti a reagire, ma io penso che queste partite capitano e basta, ci dobbiamo rasserenare, stare tranquilli e continuare il nostro percorso di crescita che stiamo facendo da un anno e mezzo a sta parte. C'è da dire anche che lo Scandale paga l'assenza del tuo omonimo Fortunato. Ci manca Fortunato, che ci dà un po' di vivacità avanti, ci dà un po' di freschezza. Si è fatto male, speriamo che domenica rientri, quindi conteremo pure su di lui, però noi abbiamo bisogno di tutti. Nonostante il 4-1, quando davvero mancano pochi minuti, siamo quasi nel recupero, lo Scandale non ha giocato malissimo. No, non abbiamo giocato male, ti ripeto, i gol sono stati tutti episodi, però alla fine il risultato è 4-1 e quindi noi dobbiamo accettare questo e in settimana dobbiamo migliorare, dobbiamo lavorare sempre di più. Noi siamo a testa bassa, noi lavoriamo sempre, noi siamo un gruppo di amici che proviamo qualcosa, ci divertiamo e dobbiamo cercare di andare sempre avanti, non ci abbattiamo mai. Domenica a Luigi Demme di Scandale arriva il Petronà. Nel Petronà gioca l'ex Bomber. Il Bomber, l'anno scorso 35 gol mi sembra con lo Scandale, aiutami, si chiama l'ex Enzo Lucanto, collapsus, ex Bomber. Ecco, è una partita che diciamo la verità aspettate un po' tutti. Sì, ci teniamo un po', ma non per qualcosa, perché magari per dimostrare al nostro ex Bomber che ha sbagliato, che ha fatto una scelta sbagliata. Non sto scherzando, è una partita, per noi è una partita come tutte le altre, ci teniamo a fare bene perché siamo in casa soprattutto, e poi dopo, soprattutto per oggi, secondo me noi siamo una squadra che regge sempre, quindi dopo un 4-1 noi reggeremo sul campo e domenica dimostreremo chi è veramente lo Scandale. Dove arriverà lo Scandale quest'anno, visto anche il tuo ruolo di preparatore atletico e quindi conoscente dei ragazzi forse più degli altri, dove pensi possa arrivare lo Scandale? Allora, se parli a livello atletico, noi siamo pronti, preparati, lavoriamo io col mister Valentino, il mister Castagnino, lavoriamo da un anno e mezzo insieme, parte atletica io, parte tattica e tecnica il mister, quindi siamo preparati. Però il campionato quest'anno è leggermente più difficile,
dell'anno scorso. Noi abbiamo fatto l'anno scorso un ottimo campionato e quindi speriamo di fare qualcosina in più, se ci riusciamo. Però io credo che l'obiettivo nostro è la salvezza e poi quel che verrà verrà. Marazzita, dica la verità, l'avete un po' sottovalutato il Badolato? No, sottovalutato no, noi abbiamo massimo rispetto per tutte le squadre che andiamo ad incontrare. Sicuramente è una sconfitta che ci sta, ci servirà di lezione. E sembrava che oggi in campo non siamo entrati proprio, ci sta di lezione e pensiamo alla prossima partita. Invece il mister Pilato del Badolato ha fatto i complimenti alla sua squadra, quindi è entrato in campo lo scandalo. Sì, sicuramente, no? Però non ha espresso il gioco che di solito abbiamo espresso nelle altre partite e ci è costato caro questo. Ringrazio il mister Pilato, però per quanto mi riguarda non mi è piaciuto. In questo grigiore chi dà la palma del migliore? Ma credo che Rullo ha dato il massimo, rientrava, ha dato il massimo e ne è uscito fuori più degli altri, diciamo. Badolato chiuso, discorso, apriamo quello col Petronati domenica prossima. Sì, è un'altra partita, domenica per domenica. Ma che partita? Giocare. Ah, è una partita normalissima come è stata questa di Badolato, come saranno le altre. Si scherza nello spogliatoio anche perché c'è un nostro ex calciatore Lucanto, ma fa parte del gioco, fa parte dello scherzo che si crea durante la settimana, tutto qua. Sì, però Lucanto finora 4 gare e nessun gol, non è che viene a segnare proprio scandale. Lucanto non è che lo scopro io, Lucanto... E come suol dire, il gol è il suo pane, ci stanno i momenti no, ma sicuramente non si discute, non si discutono le capacità di Lucanti. Ne esce un po' ridimensionato da questo 4-1 abbatolato, lo scandale, quindi forse aveva ragione lei a parlare di salvezza. Noi parliamo sempre di salvezza, come ho detto a un'altra radio prima, il nostro obiettivo è la salvezza, quindi inutile nasconderci. La prima categoria è un lusso per noi. Con Raffaele, no, per gli amici, Pilato, mister del Badolato, siamo qui a fine gara dopo un 4-1 che avete rifilato allo scandale. Com'è andata la gara? Beh, il risultato potrebbe indurre in errore. È stata una partita equilibratissima, soprattutto nella prima parte di gara, quando noi abbiamo chiuso con il vantaggio di 1-0. Ha avuto diverse occasioni anche lo scandale per riportarsi sul pareggio. Un'ottima squadra che ha sicuramente fatto vedere il valore fin qui del campionato. Veniva Badolato da imbattuta con 7 punti, noi non avevamo ancora vinto una gara. Credo che è prevalsa alla fine la voglia dei ragazzi di divenire alla prima vittoria di questo campionato, anche se ad onore del vero credo che sia meritata la vittoria, anche se, ripeto, il risultato non deve indurre in inganno, perché credo che comunque le due squadre sono due buone squadre che alla fine diranno loro in questo campionato. Dica la verità, l'aveva studiata la tattica contro l'US Scandale? Devo essere proprio sincero, sì, l'avevamo studiata. Avevo detto ai ragazzi negli spogliatoi quali erano i punti di forza, i punti deboli di questa squadra, per quello che avevo potuto sapere. Alla fine il risultato è giusto alla nostra analisi, però ripeto, credo che la voglia di arrivare alla prima vittoria abbia prevalso su uno scandale che magari si sentiva sazia di aver fatto 3 partite senza nessuna sconfitta. Però credo che merito lo scandale, perché è un'ottima squadra, secondo me la vedremo fino alla fine in testa a un gruppo di squadre di questo campionato. Forse via lo scandale vi ha un po' sottovalutati? Credo che siamo stati noi ad affrontare con paura questa squadra, con timore quantomeno reverenziale per la posizione in classifica. Noi, ripeto, avevamo un punto in classifica, poi dovevamo andare ad affrontare il Mineri King la prossima domenica, quindi noi abbiamo messo tutta la nostra volontà per arrivare al risultato positivo. Ripeto, non deve indurre in errore il risultato, non deve indurre in errore
la sorte di ammonizioni che ha decretato l'arbitro, perché è stata una partita correttissima, credo, come avete potuto vedere, di due ottime squadre che alla fine ha prevalso il gioco, e questo mi fa enormemente piacere. L'ultima domanda, visto che è atteso anche da un'altra TV, per la prossima partita appunto con Mineri King, come ha detto lei, cosa prevede? Andiamo ad affrontare una squadra fortissima, mi diceva qualcuno dello Scandale che era in contatto, non lo so, con qualche radio, che stava vincendo a Botricello il primo tempo, quindi sappiamo il valore di questa squadra, andiamo là, certo noi conosciamo il nostro, non temiamo tutti ma non abbiamo paura di nessuno, nel senso che noi andiamo là a fare la nostra partita come abbiamo fatto domenica scorsa a San Giovanni in Fiore, come abbiamo fatto oggi con lo Scandale. L'importante è sempre che prevalga lo sport, e credo che così come è stato oggi, come è stato domenica scorsa a San Giovanni in Fiore, sarà anche domenica a Catanzaro.